Liberare i giovani dal giogo della solitudine. Nasce con questo intento il progetto Hashtag Libera il Futuro, che ha visto Arci Ragazzi Roma aggiudicarsi il bando finanziato da Con i Bambini Impresa Sociale. Il bando adolescenza del Fondo Povertà Educativa individua nell'aggregazione giovanile l'arma più efficace contro la povertà educativa. Quest'idea nasce nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui l'impresa sociale con i bambini è soggetto attuatore. L'obiettivo del fondo è appunto il contrasto della povertà educativa minorile, che è un fenomeno estremamente complesso e per così dire subdolo. Si lega alla povertà economica e materiale, appunto, lo stato di deprivazione in cui purtroppo ancora molti bambini e ragazzi in Italia vivono, e genera un ostacolo al futuro di questi ragazzi. Il progetto avrà durata triennale e vedrà coinvolti 5 municipi di Roma Capitale. Qui ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni saranno invitati a dare libero sfogo alla propria creatività e a mettersi alla prova insieme a tanti coetanei. Noi puntiamo a formare una comunità educante che poi dovrà crescere. E la comunità educante significa gli insegnanti, gli operatori dei nostri centri, così, però significa anche interagire con tutti quei soggetti della società che possono essere portatori di formazione per i ragazzi. Fondamentale strappare i giovani dalla solitudine della realtà virtuale e permettere loro di esprimere un potenziale che rischierebbe di rimanere inespresso. Un'età molto delicata in questo poi periodo storico, dove purtroppo c'è anche molta conflittualità genitoriale, i ragazzi sono vittime di un sistema e quindi è necessario che siano supportati dalle istituzioni. Ogni ragazzo nasce buono ed è buono, ma c'è bisogno appunto di essere seguito, supportato. Il progetto culminerà nel 2021 in un festival artistico musicale e lascerà in dono alla città 3 centri di aggregazione a Trionfale, Capannelle e Tormarancia. 3 strutture che nelle intenzioni dei promotori del progetto permetteranno ad altre generazioni di esprimersi liberamente all'interno della società che li circonda.